sono arrivato da pochi minuti, poco dopo la croce, che non mi ricordo come si chiama, ve lo scrivo qui sotto perché non mi ricordo. Siamo diretti alla chiesetta di Sant'Urbano, direzione Monte Pizzoccolo. È molto tardi perché vicissitudini della vita mi hanno portato a svegliarmi tardi stamattina. Oggi con noi c'è anche un compagno d'avventura. Cioè, nel momento della presentazione tu caghi. Cioè, dimmi se è normale. Vabbè, comunque. Allora. Ok, come si nota, non è che ci sia proprio un tempo perfetto, eh. Ultimamente sono veramente sfigato. Mi becco sempre le giornate piene di nebbia. Schifose. Questo è un bel punto panoramico sul lago di Garda, però sono quasi certamente sicuro che non si riesca a vedere nulla dal Monte Pizzoccolo, dato le condizioni. Siamo arrivati alla chiesettina di Sant'Urbano, la macchina avrei potuto parcheggiarla qui, soltanto che non ero per niente sicuro della stradina. Mentre lì, poco più avanti, ci sono le indicazioni. Speriamo anche con le tempistiche. Andiamo al Monte Pizzoccolo e alle Prade, sentiero 223. Siamo in giro da circa mezz'ora. Tu stai zitto, cosa balli? Perché devi abbaiare? E devo dire che la temperatura si sta alzando vorticosamente. E io patisco le pene dell'inferno. Ma avete anche voi un cane che mangia la neve? Sì, adesso ancora. Siamo arrivati a dei segnavia. C'è anche un'arietta bastarda, oserei dire. Si va al Monte Pizzoccolo, cioè qui in cima. Peccato, veramente peccato, ma a causa dell'alta pressione tutte le nuvole sono molto basse. Qui potrebbe vedersi tutto il lago di Garda fino a Sirmione e una volta girato l'angolo, diciamo, si dovrebbe vedere anche il Monte Baldo. Forse riusciamo a vederlo perché le nuvole sono bassissime, però mi dispiace che non riusciremo a vedere molto. Non piangere, ci siamo quasi arrivati. Perfetto, siamo arrivati al bifacco Due Aceri. Speriamo sia aperto. Sì, è aperto. Andiamo a scendere giù. Ok. E lo so, Whisky, c'hai fame, eh? Purtroppo il tuo padrone è un deficiente. Ci è dimenticato l'accendino. Beh, fortuna che ho altro da mangiare, dai. Mi sono mangiato adesso una banana. Ho lì un pacchetto di biscotti, dei cracker e altre robe secche, tra cui una barretta energetica. Quindi non morirò. Però mi girano tanto i coglioni, ma tanto i coglioni. Ah! Ho detto magari c'è qualcosa qui sopra, c'è un accendino. Non c'è niente, c'è la diavolina.
non c'è neanche la legna, quindi qualcuno per venire su a dormire e accendere il fuoco dovrebbe portarsi su la legna. Però mi è venuta un'idea. Può essere un'idea stupida, ma ci vuole tanto per pensarci. Potrei riempire il padellino con l'acqua, metterlo fuori al sole, riempirlo con il contenuto della bustina col cibo liofilizzato, quindi potrei star qui ad aspettare fino a domani mattina o domani pomeriggio e poi dopo potrò gustarmi il risotto. Anche se però non credo che per via di tempistiche sia una cosa fattibile. Potrei provarci. Lo lascio qui e vengo qui domani. Ed è così. Quasi arrivato al monte. Siamo arrivati alle indicazioni, vado diretto a Sant'Urbano e prendo il sentiero 211. Adesso scendo di qui. Ci sono vari modi per scendere di qui. Una è la normale e una invece è così. No, whisky, mi fai perdere il guanto. Dai, vai avanti. Smettila. Giù, 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 giù. Basta. Ok, sono esattamente 3 ore e mezza che sono in giro. Seguo questa strada sterrata, questa mulattiera che probabilmente utilizzano i proprietari della malga per gli animali. Che whisky hai cagato la donna. Non vi aspettare un attimo, non so quanto manca a Sant'Urbano, però vedo che qui davanti c'è una macchina, quindi penso non sia troppo distante. Dico una cazzata, probabilmente dirò una cazzata perché ne sparo talmente tante che vabbè, lasciamo perdere. Perché mi ricordo che quando sono partito ero proprio in mezzo, dentro le nuvole, perché sono davvero molto basse. E adesso ci sto praticamente entrando. E la natura ha deciso di boh, che c'è. Ridammelo. Cattiva. Ecco, prima noi siamo andati in quella direzione e adesso siamo tornati da questa. Però per tornare alla macchina devo proseguire lungo questa strada ancora per una decina di minuti. Ed eccoci arrivati alla macchinina. Ciao macchinina, qui là in fondo. E abbiamo impiegato circa 4 ore, 4 ore e un quarto per compiere l'itinerario completo. Peccato per il tempo perché dal Pizzoccolo si gode di una vista magnifica su tutto il lago di Garda. E purtroppo anche per il vento fortissimo che c'era in cima non sono riuscito a fare delle riprese aeree degne, anzi proprio non sono riuscito a farle, le ho fatte poco più in basso. Ciao Bischi, su, ciao lì, su, su. Bravissimo lui. C'è chi? Bravo, sei tutto sporco. Va bene, è giunto il momento di... Oddio. Adesso torniamo a casuccia e ci vediamo a un prossimo video.